Ciao amici di Piacemi Ancora, se mi seguite su Instagram o se mi seguite su Facebook o se avete visto i video precedenti a questo, vi sarete accorti che è uscita finalmente la nostra guida, la guida di Piacemi Ancora, Steakhouse e Macellerie d'Italia. Questo video, ragazzi, lo voglio dedicare interamente a questo progetto che finalmente ha preso vita. La guida, ragazzi, io ce l'avevo in testa da anni, erano anni che la volevo pubblicare, solo che recensire tutte le macellerie e tutte le steakhouse d'Italia, fare una selezione, decidere quali inserire in una guida e quali non, andarli a trovare, cercare di capire la qualità che offrissero, era un lavoro, ragazzi, ed è tuttora un lavoro molto molto complicato che mi ha richiesto più tempo di quello che avevo immaginato. Poi nel mezzo c'è stato il Covid, giusto un piccolissimo problema che ha rallentato questa operazione. Alla fine, ragazzi, il 1 febbraio del 2022 sono finalmente riuscito a pubblicare la guida. 400 indirizzi da nord a sud, isole comprese, per 350 pagine. Ho deciso poi di pubblicarla su Amazon, così chi vuole va su Amazon e se la compra. Tra l'altro, aperta parentesi, pubblicare su Amazon è una grande figata perché ti permette di bypassare gli editori che molte volte non capiscono il lavoro che uno sta facendo, molte volte non c'è dialogo tra chi scrive la guida e un editore, quindi alla fine Piacemi Ancora è diventato editore. Ed ecco qua, ragazzi, questo è il frutto del nostro lavoro. Ovviamente un lavoro che io non ho fatto da solo, per il quale devo ringraziare in ordine Daniela Chiappetti, che è il direttore della guida, Giuseppe Romeo, Marco Porcheri, Gianluca Bianchini, Federica Gao e Giuseppe Puppo. Questo è, diciamo, lo staff che mi è stato a fianco per partorire questa guida. Allora, vi dico com'è nata l'idea. L'idea, ragazzi, fondamentalmente è nata perché in tantissimi di voi mi chiedete continuamente dove andare a mangiare una bistecca se mi trovo dalle parti di. Sono in provincia di, vorrei trovare una macelleria che mi vende la bistecca. Allora ci siamo messi al lavoro, ragazzi, una mole infinita di dati e abbiamo partorito questa guida. Quindi tendenzialmente è un progetto che è nato grazie ai continui feedback, alle continue richieste, alle continue domande che mi avete fatto e mi avete dato. Quindi continuate a farci mille domande, continuate a chiederci cose, perché per noi è uno stimolo, è uno stimolo poi rispondervi e darvi sempre un servizio figo. 400 indirizzi nel 2022 abbiamo esordito con 400 indirizzi. Qualcuno mi potrebbe dire non sono tantissimi, è vero, ma io non volevo nel primo numero della guida fare un elenco telefonico, non volevo mettere un'infinità di macellerie, un'infinità di ristoranti, perché il lavoro di selezione, ragazzi, è molto molto complicato, non credete, è davvero molto molto complicato andare a trovare i locali, cercarli, andarli a visitare, perché poi vanno visitati tutti quanti, o perlomeno una volta bisogna andarci. È un lavoro complicatissimo, molto molto faticoso e ci vuole tempo. Alcuni di voi mi potrebbero chiedere con quale parametri hai inserito delle macellerie, dei ristoranti, e con quali parametri ne hai esclusi altri. Ragazzi, siamo andati lì dove c'era il bisteccone, lì dove c'erano negozianti, artigiani, imprenditori, ristoratori in grado di fornire il bisteccone, quello che ci piace tanto. Stiamo già lavorando, ragazzi, alla guida del 2023, ci saranno sicuramente più indirizzi e inseriremo anche altre chicchette, ma poi mano a mano, ragazzi, ve lo racconterò soprattutto sulle storie di Instagram, perché lì riusciamo ad avere un dialogo costante e quotidiano. Gli obiettivi futuri quali sono, ragazzi, di questa guida? Io vorrei inserire delle valutazioni per ogni singola macelleria e per ogni singolo ristorante. Sto pensando di mettere per ogni singolo ristorante delle fiammelle e per ogni singola macelleria delle piccole mannaie. Vorrei fare una scala da 1 a 3. Anche qui però, ragazzi, è un lavoro complicatissimo, non sembra, perché bisogna decidere i parametri di valutazione, bisogna andare sul posto, bisogna farsi una chiacchierata con i proprietari, insomma c'è tutta una serie di step molto complicati da avviare, da tenere in piedi, da coordinare, però lo credo di essere in grado di poter nel 2023 dare una serie di valutazioni, però ci stiamo lavorando, l'obiettivo è quello. A tal proposito mi rivolgo a tanti di voi che seguono Piacemi Ancora su tutti i social. Sono alla ricerca, ragazzi, di ispettori di Piacemi Ancora che vogliano partecipare a questo progetto, che vogliono essere parte in causa e che diventino un po' i nostri occhi, le nostre papille gustative, le nostre mandibole, per andare a scovare, assaggiare, degustare, chiacchierare di carne con i macellai e i ristoratori di tutta Italia. Solo in questo modo, ragazzi, solo coinvolgendo altre persone, riusciremo a rendere la guida di Piacemi Ancora ancora migliore, sempre più autorevole. Quindi questa
Questa è una chiamata alle armi che faccio a chi vuole, diciamo, diventare parte attiva di questo progetto. Abbiamo creato una mail, guida@bracimiancora.com, e vi invito, ragazzi, se avete intenzione, se ci volete dare una mano, se volete partecipare alla stesura della guida 2023, a contattarci. Raccontateci, ragazzi, quello che sapete dal mondo della carne, la vostra passione, dove abitate. Più mi date informazioni in questa mail che mi mandate, io più sono in grado di rispondervi e di coinvolgervi. Ovviamente faccio una scrematura, ve lo dico, non sarò in grado di chiamare tutti, è un lavoro di selezione, devo scegliere quelli che mi convincono di più, però ci sta, ragazzi, ok? Poi avremo modo di collaborare, confrontarci per cercare di rendere questo progetto ancora migliore. Però volevo, ragazzi, a questo punto entriamo nel vivo della guida, vi faccio vedere come l'abbiamo organizzata. Ci tengo intanto a precisare una cosa: nessun ristorante, ripeto, nessun ristorante ha pagato per avere la recensione a mezza pagina. Per essere all'interno della guida di Bracimiancora non si paga, si è dentro per meriti. Questo deve essere chiaro. Abbiamo diviso la prima parte della guida, le steakhouse, nella seconda parte della guida abbiamo inserito le macellerie. Ci siamo focalizzati su quelle che abbiamo definito tappe obbligate, ovvero sia luoghi nei quali noi vi consigliamo di andare. Se alcuni ristoranti sono all'interno della guida come tappa obbligata ed altri invece con la recensione a mezza pagina, ragazzi, la motivazione è dovuta a un confronto che abbiamo fatto internamente durante la stesura della guida. Voglio ringraziare ovviamente alcuni sponsor che hanno partecipato, tra tutti c'è Timanzo, che appare qui in quarta di copertina, che è stato davvero, ci ha dato un grandissimo contributo alla realizzazione di questo lavoro. A questo punto, ragazzi, però, io vorrei che il progetto del 2023 vi vedesse ancora più coinvolti, quindi mi dovete dare spunti, idee, segnalazioni, noi viviamo dei vostri spunti, dei vostri pareri, di notizie che ci arrivano da tutta Italia, perché siete dei grandissimi degustatori, dei grandissimi appassionati, e ogni volta che mi mandate un messaggio, una mail, un messaggio su Instagram o su Facebook, cerco di leggerli io personalmente, è difficile a volte, però ce la metto davvero tutta, ragazzi, ce la metto davvero tutta, perché mi piace che qua dentro ci sia un pezzetto di ognuno di voi. Il costo della guida su Amazon l'ho inserita a 13,50 euro, non sarà mia intenzione alzare il prezzo nei prossimi numeri, voglio, ragazzi, aumentare i contenuti e voglio rendere la guida di Bracimiancora ancora più figa. Tra l'altro, ogni attività presente nella guida ha ricevuto o sta ricevendo in questi giorni una vetrofania che apporrà in maniera bella evidente all'ingresso della propria attività. Quindi, ragazzi, se lo vedete in giro, scattate una foto, mandatemela, condividiamo questo grande momento di gioia. Sono estremamente felice poi, tra l'altro, che tanti giornali ne abbiano parlato, perché è stata alla fine una notizia, perché abbiamo colmato un vuoto editoriale, si dice così in gergo, quando non si parla di una cosa e arriva qualcuno che parla di questa cosa. Quindi abbiamo colmato un vuoto editoriale, abbiamo ricevuto paginate sui giornali, Lanza ci ha fatto un bellissimo articolo, quindi da questo punto di vista sono molto molto soddisfatto che anche il mondo del giornalismo gastronomico abbia accolto questa guida con estremo interesse. Credo, ragazzi, di avervi detto tutto. Se ci sono delle domande, delle richieste, scrivetemelo nei commenti, apertissimo al dialogo, apertissimo al dibattito. Se c'è qualche ristorante o macelleria che è all'interno della guida e vuole magari comprare più copie a un prezzo ridotto, mi contatti, abbiamo la possibilità di farvi acquistare più copie a un prezzo, diciamo, leggermente inferiore. Sono felicissimo di aver realizzato questo video per raccontarvi la guida, non vedo l'ora che esca la guida 2023, per ora ci godiamo il successo, diciamo, la soddisfazione di aver pubblicato un unicum in Italia. Si dice un unicum in Italia? Una cosa unica? Sì, si dice una cosa unica in Italia. Concludo qui, la mail ve l'ho data, guida@bracimiancora.com. Ciao, un abbraccio e che la brace sia con voi.